Il ciclone Boris continua a fare danni. Dopo l'Emilia-Romagna, le Marche, l'estrema ondata di maltempo ha colpito ieri anche parte della Toscana, tra le province di Pisa e Livorno. Oltre 200 mm di pioggia caduti in una manciata di ore, e chi vive in queste zone da anni giura di non aver mai visto nulla di simile. Dramma a Montecatini, Val di Cecina, dove una donna e il nipotino di appena 5 mesi sono scomparsi dopo essere stati travolti nella notte dalla piena del torrente Sferza, mentre si trovavano in vacanza in una casa di campagna. Secondo una prima ricostruzione, la furia dell'acqua li avrebbe portati via mentre tentavano di raggiungere un'auto per mettersi in fuga. I genitori e il nonno del piccolo, tutti turisti stranieri di nazionalità tedesca, si sono invece salvati. Erano qua in ferie e la piena li ha portati via. Come mi è stato detto da alcuni volontari, la nonna ha provato a salvare il bimbo che gli è scivolato, sicuramente dall'acqua che gli andava addosso, e vedendolo che il bimbo è andato giù, anche lei gli è andato dietro per cercare di salvare il suo nipote. Da ore sono al lavoro senza sosta vigili del fuoco e volontari della protezione civile, con sommozzatori, cinofili, elicotteri e droni, oltre 100 persone, ma per il momento nessuna traccia dei dispersi. Oggi il peggio sembra essere passato, non piove più ed è già il momento di fare la conta dei danni. Il presidente della regione toscana Giani ha già chiesto lo stato di emergenza nazionale. Emergenza proclamata a livello regionale invece dal governatore veneto Zaia. Anche qui si registrano danni e disagi, particolarmente colpite dal maltempo le province di Padova, Treviso e Vicenza.